Ciao a tutte! In questo video voglio farvi vedere come utilizzare questo kit della Pupa, che è il Pupa Princess Fluffy Velvet Lasting Color Smalto Brillante. È praticamente quello che dà l'effetto vellutato. Adesso non so se si vede, però al tatto ha proprio l'effetto vellutato. Come già l'altro kit, quello Juicy Fruits, sempre Pupa, che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa. Anche qui dietro ci sono tutte le immagini con la descrizione di come poter effettuare la nail art. All'interno il kit si presenta così. Quindi c'è qui lo smalto rosa, il pennellino e questa boccettina con dentro tipo questi vellutini, una specie di polvere che appunto messa sullo smalto dà questo effetto vellutato. Allora, io ho realizzato, in realtà non l'ho messa su tutta l'unghia, ho fatto così, quindi ho realizzato una specie di French storta e poi sull'anulare ho realizzato questa forma triangolo, in modo da non farla proprio solo su tutta l'unghia, perché sennò è proprio già così è facilissima da realizzare, quindi è veramente per tutte. Poi se fosse stata su tutta l'unghia è ancora più semplice. Il video parte già con l'applicazione del rosso fatta, quindi ho utilizzato la base di Bottega Verde, il solito trattamento crescita unghie con complesso multivitaminico, quello che ho usato anche nell'altro video. Il rosso è quello di Laila, nail polish Ceramic Effect numero 94. Questo qui sta su molto bene, io ho fatto una sola passata in questo caso, l'unica cosa è che è molto liquido, quindi bisogna stare veramente attenti perché sfugge da tutte le parti. Ho utilizzato il top coat della Kiko numero 200, l'ho messo sul rosso perché poi, come vi dirò anche nel video e vi dirò anche dopo, sul rosa ovviamente non si può mettere perché sennò si va a perdere l'effetto. E anche in questo caso ho utilizzato le gocce Express Dry, perché è fondamentale ovviamente l'asciugatura. Per fare queste forme ben definite ho utilizzato gli striping che avete visto nell'altro video. Adesso vi lascio il tutorial e poi ci vediamo subito dopo. Allora, ho fatto la passata di base di colore rosso e il top coat, perché poi non posso applicarlo sopra il rosa. E ho già effettuato queste tre dita con una French storta e adesso vi faccio vedere come realizzare il medio e l'anulare. Allora, ho messo lo striping in questo modo, in modo da poter creare una French storta e vado ad applicare il colore rosa. Vado a togliere lo striping quando il colore è ancora fresco. Poi utilizzo il retro della confezione e metto i piumini, insomma. Poi devo stare attenta a coprire bene, bene, bene tutto lo spazio che ho a disposizione. Anche sui lati. Lascio un attimo così per qualche secondo, poi utilizzo il pennellino che c'è nella confezione e pulisco. E lascio asciugare. In questo caso voglio realizzare una decorazione a triangolo, quindi dopo aver applicato gli striping applico il colore rosa. Gli striping. Prendo il retro della confezione e vado ad applicare i piumini. Aspetto qualche secondo e poi vado a pulire. E questo è il risultato finale.
Eccomi qui. Allora, come avete visto nel video, i pelucchini, i vellutini vanno messi quando lo smalto è ancora fresco e bisogna metterne un po', nel senso che se se ne mette poco, se si ha paura di metterne troppo, può succedere che magari vengano lasciati degli spazi vuoti e quindi si vede solo lo smalto rosa e non c'è invece l'effetto vellutato. Quindi non abbiate paura di metterne tanti, tanto anche se se ne mettono tanti, poi comunque. Con il pennellino si possono togliere senza problemi e anche lì nel video avete visto che non ho aspettato tantissimo, quindi non abbiate neanche paura di passarci sopra col pennellino perché è fatto apposta e quindi funziona benissimo. Per quanto riguarda l'applicazione dello striping, cioè il togliere lo striping, nel video avete visto che io l'ho tolto prima di mettere la polverina. Questo perché ho provato anche a toglierlo dopo, solo che ora che servava a dover togliere gli striping, praticamente lo smalto si era già asciugato e togliendo lo striping viene via anche un po' lo smalto e quindi si rovina. Quindi l'importante è togliere lo striping prima di mettere la polverina. Sempre nel video avete visto che non ho messo il top coat sulla parte rosa. Questo perché ovviamente mettendo il top coat la polverina verrebbe assorbita dal top coat e si va a perdere l'effetto vellutato. E quindi il top coat io l'ho messo prima di applicare lo smalto rosa, quindi sulla parte rossa, diciamo. E poi volevo dirvi, ah sì, anche per la durata. Allora, ovviamente non può durare chissà quanto, perché è uno smalto particolare, è un effetto particolare, quindi se magari, come un po' l'altro kit, Juicy Fruits, sempre della Pupa, quello in cui si applicavano la frutta, anche quello lì non dura tantissimo, perché comunque facendo dei lavori, comunque anche in casa così si può prendere dentro e si rovina. Anche questo non è che dura tantissimo. Io l'ho provato circa 2 o 3 giorni e tiene abbastanza. Nel senso, se avete paura che al primo lavaggio di mani o alla prima doccia o cose simili si rovini, no, perché comunque basta che si asciuga, quindi tempo qualche minuto e torna come prima. Ovviamente appunto non può durare una settimana, ecco, perché magari capita che un pochettino si stacca la polverina, quindi restano degli spazi un po' vuoti. Insomma, secondo me va bene per chi vuole una nail art o comunque una manicure diversa dal solito. Non è uno smalto normale, però non è niente neanche di strafissato, di comunque a prova di giorni e di tempo, insomma. Però secondo me invece è, insomma, appunto una nail art carina per chi vuole qualcosa di facile, di semplice, di veloce da fare e che duri comunque 2 o 3 giorni senza problemi, ecco. A me piace molto come è venuto, nel senso che io ero un po' dubbiosa quando l'ho visto, io l'ho preso per il colore perché mi piaceva il packaging e tutto, e anche ovviamente per l'effetto vellutato, però ero un po' dubbiosa perché non sapevo bene come sarebbe venuto. In realtà viene molto bene, cioè è molto carino. E sta su bene, anche al tatto è bello da sentire, è bello da vedere, quindi secondo me è un kit insomma azzeccato, carino insomma. Quindi fatemi sapere anche voi se l'avete usato, se condividete con me la stessa opinione o invece se avete un'opinione totalmente diversa, se vi siete trovati malissimo, fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale così rimanete sempre aggiornati sulle varie novità. Infatti ho un altro kit, quello con i brillantini che avevo già fatto vedere nel video della Trousse, se non sbaglio, però non vi ho ancora fatto vedere come funziona, come si applica, quindi magari uno dei prossimi video potrebbe essere quello. Quindi se vi iscrivete al canale rimanete aggiornati su queste cose e mettetemi mi piace se vi è piaciuto il video e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!